sta diventando sempre più un dormitorio con tagli di servizi, come ad esempio il Tribunale, e accentrando tutto a Torino. Quali sono le politiche da attuare per contrastare questa situazione? Allora, per contrastare questa situazione di taglio ai servizi a Pinerolo, a mio parere bisognerebbe riuscire a far sì che i cittadini da Torino vengano a Pinerolo. E questo lo si può fare solo ed esclusivamente se gli amministratori locali sono in grado di interloquire con gli amministratori torinesi in modo tale da far capire che il territorio pinerolese è un territorio vasto e che ha delle necessità che sono quelle appunto di avere dei servizi, quali ad esempio il Tribunale. La soppressione del Tribunale è stata una soppressione assurda, perché il Tribunale di Pinerolo era il quarto Tribunale del Piemonte per efficienza, quindi sopprimerlo per accorparlo al Tribunale di Torino non ha fatto altro che creare tutta una serie di disagi e di costi per gli utenti che dovranno e devono recarsi quotidianamente al Tribunale di Torino. Oltretutto è stato anche la Camera di Commercio è stata soppressa, per cui anche per tutte le attività di visure camerali, questa è la Camera di Commercio relativamente alle imprese che sono sul territorio, anche tutte queste misure dovranno essere fatte su Torino. Vorrei ancora dire che appunto i servizi devono restare sul territorio, non si possono accentrare i servizi, per esempio nel nostro caso nel capoluogo di regione, ma devono essere distribuiti sul territorio, cosa che invece il legislatore statale ha impedito, e con delle conseguenze gravissime a mio parere. In merito a sanità e trasporti, qual è la sua posizione? Allora, per quel che riguarda la sanità, direi che c'è stato in questo periodo un forte taglio alla sanità del pinerolese. Infatti il piano regionale sanitario non ha fatto altro che tagliare servizi sul territorio pinerolese, anche in questo caso. Sono stati ridotti infatti i posti letto negli ospedali delle due valli, della Val Chisone e della Val Pellice, e credo che si stia procedendo anche un forte ridimensionamento dell'ospedale di Pinerolo, l'ospedale di Pinerolo. Quindi bisogna fare molta attenzione, proprio perché anche l'ospedale di Pinerolo credo che sia un ospedale a rischio di ridimensionamento in tutte le varie specialità. Questo potrebbe comportare, sicuramente comporterà anche in questo caso, veramente una sanità lontana dai cittadini. Per quel che riguarda i trasporti, che la soppressione della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice non ha fatto altro, anche in questo caso, di penalizzare i cittadini delle valli, in questo caso della Val Pellice, che possono partire da Torre Pellice e arrivare a Pinerolo solo e esclusivamente con macchine ed autobus, e questo non fa altro che congestionare tutto il sistema viario della Val Pellice, che non è un sistema viario ovviamente di un'autostrada, ma una strada statale, per cui con le sue limitazioni. E quindi anche nei trasporti il pinerolese è sempre più penalizzato. Bisognerebbe che ci fossero, e questo la Regione lo può fare, può mettere in campo delle politiche che efficientino e migliorino i trasporti su rotaia. Per esempio, Pinerolo-Torino è servito sì dalla ferrovia, ma è da un solo binario. Quindi bisognerebbe procedere ad un raddoppio della ferrovia della tratta Pinerolo-Torino, cosa che ancora non è stata fatta, ma bisognerebbe promuovere questo raddoppio. Anche alla luce del recente Job Act a livello nazionale, come si pensa di rilanciare il lavoro nel pinerolese? Allora, solo a Pinerolo ci sono 5.000 disoccupati, è un numero enorme. Bisognerebbe puntare in questo caso molto di più sull'apprendistato, quindi far sì che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro anche attraverso l'apprendistato. Poi la formazione professionale è importantissima. Il problema è che la formazione professionale non deve finire nel momento in cui si è fatto il percorso di formazione, bisogna che dopo ci siano delle imprese disponibili ad assumere. Allora, le imprese disponibili ad assumere lo si può fare attraverso delle incentivazioni, che possono essere incentivazioni che vanno ad esempio sul piano fiscale, oppure incentivazioni sul piano tributario. Illustri uno o più punti del suo programma elettorale che le stanno maggiormente a cuore. Il lavoro e la giustizia. La giustizia, ripristinare sul territorio pinerolese un presidio di giustizia, o meglio dire riportare a Pinerolo il Tribunale.
Questi sono due punti fondamentali. Tutti i punti del programma sono fondamentali, ma credo che il lavoro sia fondamentale, la giustizia sia fondamentale ed una sanità pubblica per tutti e con una forte riduzione della sanità privata. Cioè la politica regionale fino a qualche giorno fa è andata nella direzione di una sanità privata. Io vorrei che per Pinerolese ci fosse una sanità pubblica. Grazie.